aziende che sono state truffate dalla rivista Carabinieri. Vediamo se ancora di italiano. Allora, bene amici, è arrivato il momento di chiudere il servizio. Questa è la truffa. Temo che questo signore perderà la calma. Generale in divisa che chiede tangenti alle aziende, certo. Per questa tangente. Lei non è maresciallo. Lei è stato denunciato e condannato per rapina a mano armata e il comandante generale dell'arma è un corrotto. Ma dai, dai! Ma non è credibile! Ma che cazzo è? Non è credibile, dai! Ma non è credibile! Ma lei dice che il comandante generale dell'arma sono tutti delinquenti e lei che è l'unico pregiudicato non lo è, ma dai! No, non è credibile, dai! Ma non dica le parolacce! Le parolacce sono la rabbia! Io sono un maresciallo dell'arma! No, li hanno tolti grandi! La pistola, Dolati! Li hanno tolti grandi! La pistola, Dolati! Diceva scusi! L'ha divisa, non ce l'ha! La divisa! La divisa! Va bene amici, avete capito, questa è la situazione, noi non abbiamo altro da raccontarvi da Bari, avrete capito, l'unica rivista ufficiale dell'arma riconosciuta dall'arma dei carabinieri è il carabiniere, mentre questa non è e non ha niente a che fare con gli aiuti che possono andare direttamente gestiti poi ovviamente dal comando generale. Valerio Staffelli, Striscia la Notizia, ciao da Bari, città straordinariamente bella, ci torneremo. Grazie Valerio!